invece di mangiare questi biscotti, perché non andiamo a comprare tante banane? Non vanno le banane. No, perché non prendiamo un'altra scimmia? Neanche morto. Che ora si dice? Non so, allora sei arrivato. Dai, giocami insieme. Giocare io non so fare. Strana forte. Oggi è tanto strana, Boh. Chi è quella? Una scimmia con la maglietta gialla. E chi è? Andiamo a vedere. Eccola! Alessa! Giochiamo un pochino insieme, ci arrampichiamo sugli alberi. Non ce lo voglio, non so la scimmia. Dai! Non ce lo voglio, so, voglio giocare con la Nintendo, un attimo. E questo vuole giocare con la Nintendo, io sto sempre da sola, mannaggia, che fastidio. Oh, Alessa! Ascolta, invece di mangiare questi biscotti, perché non andiamo a comprare tante banane? Non mangio le banane. Mannaggia, io tutta sola a mangiare le banane da sola in questa casa, ma è possibile? Oh, Alessa, ascolta una cosa. Vogliamo andare laggiù in fondo su quell'albero lassù altissimo e ci arrampichiamo? Che dici? Adesso, voglio capire una cosa. Io non sono una scimmia e tu sì. Oh. Vai se vuoi, da sola. Da sola, sempre da sola. Io devo fare tutte le cose da sola. Ma possibile, possibile. Ecco, povera sotta, sono triste. Uffa, nessuno gioca mai con me. Io sono sempre da sola perché io sono una scimmia. Idea. Nicola! Nico! Ci ho avuto un'idea bellissima. Nico! Ma quello non mi ascolta mai. Che c'è, Iso? Nico! Che c'è? Vieni qua. Ecco, Nico, eccomi. Che c'è? Vieni qua, mettete bene. Che c'è? Stavo qua fuori, che c'è? Ma Nico, ci ho avuto un'idea strepitosa. Immagino un'idea tua strepitosa. Sì, immagino strepitosa, sicuro, sicuro. Che idea ci hai avuto? Allora, visto che io mi annoio, che non c'ho mai, nessuno con cui giocare. Ma come no? C'hai Alessandro, c'hai amici. Ho capito, ma quello non si gioca mai con me, le cose che mi piacciono a me. Che vuol dire? Certo, sei una scimmia. Ecco, ecco. Perché non prendiamo un'altra scimmia? Neanche morto. Che vorresti dire? No, nel senso che è bello avere una scimmia, tanto carino, però una basta, no? Una basta. Nico, un'altra sola, che ci vuole? Andiamo al negozio. Dove si prendono le scimmie a proposito? Vabbè, a te sto a trovare. Vabbè, no, insomma, comunque un'altra scimmia no, non se ne parla proprio. Nico, voglio una sorellina. No, una sorellina Isotta, no, non c'è. Nico, voglio una sorellina. Isotta, ti ho detto di no, porca miseria. Non posso, io non possiamo permetterci un'altra scimmia qua dentro casa, ok? È una già abbastanza, che dite scimmietti? Scimmietti, secondo voi io me la merito una sorellina con cui giocare? Scrivetelo nei commenti. Anzi, intanto, se secondo voi ne merito una sorellina con cui giocare, mettete like a questo video, adesso, entro 5 secondi, vai! Vediamo quanti metteranno like. Visto? Pochi, pochissimi. Oh, Nico, certo che il video è lento, no? Nico, voglio una sorellina. Niente sorellina. Voglio una sorellina. Niente sorellina. Isotta, basta, fatela finita. Il discorso finisce qui. Sono offesa. Scimmietti, immaginate la vita mia come potrebbe essere già con una scimmia. Pensate con due. Mamma mia. Alessa? 5 minuti dopo. Isotta, mannaggia la miseria. Ma adesso che c'hai? Basta fare l'offesa. Dai, su, vieni qua. C'è offesa, tanto. Insomma, non lo capisci che non è possibile una cosa del genere. Ma tu pensa soltanto a comprare banane. Poi le devi dividere, Dico, io sono pronta a dividere le mie banane con lei. Sì, ma non è solo quello, capisci? È tutta la gestione sporca. Chi? Io? No, beh, tu non sporchi, però, cioè... Sono i genisti Giada. Che te ridi, eh? Ah, io so, Nico, che te ridi pure? No, a parte igienica, igienizzata, cioè la maglietta sporca, pulisci, cambiati la maglietta, ok? Nico, non me la cambio neanche se... Nico, sono arrabbiatissimo, cacchio, esci dalla stanza mia! Esci dalla stanza questa, uguale. Ciao. Sotta! Ascolta! Non mi piace che ti comporti così, eh!
ok? Cambia della maglietta, ecco, e comportate bene, basta, fatela finita. Mannaggia, oh, questa è una cosa incredibile, ecco. Ci metti, mi raccomando, intanto iscrivetevi a questo canale, mettete like a questo video se vi piacciono i nostri contenuti, abbiamo bisogno del vostro aiuto, ecco. Alessa, che ne pensi di questa cosa? Io sono un po' arrabbiato qui sotto perché non fa mai finita questa cosa che vuole una sorella. Ma tu ti immagini due scimmie dentro sta casa? Già c'ho te che sei mezzo scimmiotto. Scherzo. Però è impossibile. Ma chi è? Hanno suonato, va, apri tu? Boh, chi è? Chi è? Isotta? Ecco, no, sta sciocchina è uscita per la finestra e è venuta a suonare fuori. Fai anche dispetti. Isotta, stavolta mi arrabbio. Oh, brava, te sei cambiata la maglietta. Mo che c'entrava a suonare, eh? Isotta, vuoi rispondere? Papà, ma questa è tutta strana. Infatti sì, e mi fai arrabbiare ancora di più. Alessa, vieni dentro casa, vai, vieni. Alessa, Isotta, rientri per la finestra. Tanto c'hai, poi c'hai le chiavi, quindi ecco. Ma possibile, io sto perdendo tempo con lei. Oh, scimmietti, mi prende sempre in giro, è una cosa incredibile, io non ne posso più, non la sopporto più. Questi sono strani, molto strani. Mi hanno detto che viveva qui una scimmia che mi somiglia tanto. Ma dov'è? Dovrebbe chiamarsi Isotta. E adesso vado in camera sua e mi tocca chiudere la finestra, perché poi lei lascia le zanzariere aperte, entrano le mosche, ogni insetto possibile. E poi deve imparare a usare le chiavi, ecco. Isotta? Ti sei anche ricambiata? Ma che stai di? E sei ubriaco? No, scusa, ti hai rimesso la maglietta gialla. Io la maglietta gialla? Ma che sei anche daltonico che non... Che ti sbagli i colori? Io guarda, lasciami nel mio dolore perché voglio una sorellina. Povero Isotta, senza sorellina. Vabbè. Sei strana, è strana forte. Non vorrei che sta cosa della sorella gli avesse procurato un trauma e c'è uno sdoppiamento di personalità. Si è cambiata la maglietta, è uscita, suona... Boh, non capisco. Papà, io non noio, mi porti al parco a giocare? Adesso io c'ho da... Va bene, sì, dai, andiamo, mettete le scarpe. Isotta, noi andiamo al parco a giocare, vieni? Sì, ma io sto dietro sul furgone, con voi non c'è viaggio. È arrabbiata quella ancora. Va bene, dai, monta sul furgone, andiamo. Ecco qua, siamo arrivati al parco giochi. Allora Alessa, adesso andiamo là, andiamo a giocare. Io però c'ho un po' da fare, mi metto da una parte. Sì. Ok? Isotta, siamo arrivati! A me non mi frega niente, io rimango qui che sono arrabbiata con te. Perché è arrabbiata con me, Alessa? Perché non voglio comprare una scimmia. Una scimmia? Ci manca un'altra scimmia, così almeno la vita mia sarebbe una tragedia. Pensa con un'altra scimmia. Andiamo, va, scendi. Guarda dietro, guarda bene, scendi. Un furgoncino come il nostro? No, non è come il nostro è più bello. Una Jeep come la nostra. Una Jeep come la nostra. Non abbiamo Jeep, Alessandro, mi sa che c'ha qualche rondellina fuori posto. Vai, andiamo. Oh, ecco qua, siamo arrivati, vai. Alessa, vai a giocare. Sì. Ecco, è pieno di giochi. Io mi metto qua, Alessa, che ce la fa un po' di cose col telefono. Ah, ecco, laggiù c'è un tavolino. Io vado giù. Ale, io vado laggiù in fondo che c'è un tavolino, eh? Sì. Hai solo, allora sei arrivato. Dai, giochiamo insieme. Oh, no, giocare io non so fare. Io sono, ma che c'hai? Io non giocavo, dai, prima ti dicevo... Mi dicevi tu da giocare, adesso che abbiamo un momento giochiamo, no? Oh oh! Andiamo a giocare su quello, così ti arrampichi! Dai, vieni! Io? Dai, vieni a giocare! Adesso sono andata. Scimmietti, voi l'avete vista? Iscrivetevi al canale, se anche voi vi sembrano un po' strani.
Papà, è successa una cosa strana. Che è successo? Isotta non vuole giocare con me. Ma Isotta sta dentro il furgone? No, è venuta prima. Come è venuta? Ah, è uscita? Sì. E non vuole giocare con te? E quella è tutta strana. Oggi è, sa, devi capirla. Oggi è strana forte. Ma una cosa, valla a giocare, mo tra poco ci vado a parlare io. Boh. Strana forte, vabbè. Sì, vai, vai, vai a giocare, vai. Ecco, perché non vuoi andare a giocare con Alessandro? Fammi un po' capire, eh? Ah, ti sei rimessa la maglietta gialla? Perché non vuoi andare? Il fiore che fine ha fatto? Ah! Oh, scusa, mamma mia, quanto sei straniera. Insomma, te dicevo, è carina comunque la maglietta. Che tanto l'ho mai vista? Boh, vabbè. Perché non vuoi giocare con Alessandro? Che prima volevi tanto qualcuno con cui giocare, adesso che lui ti chiede di giocare, eh? Che qualcuno dice di giocare e tu non... Il fiore ha problema. Scusa, mamma mia, non ti tocco più, ammazza quanto sei strana oggi, non ti riconosco più, Isotta. Allora, fa una cosa, va a giocare con Alessandro. Ma sei ancora arrabbiata? Ma io non ho capito. Ti ho detto una sorella, no, Isotta, io una sorella per te, no, perché già una è tanto e non ce lo possiamo permettere, dai, non ce lo possiamo... Dove vai? Ecco, sei stranita, è andata via. Oggi comunque si comporta in modo strano, scimmietti, mi raccomando, iscrivetevi al canale se anche secondo voi Isotta oggi si comporta in maniera un po' strana. Anzi, metteteci anche un bel like, va, se vi piace questo video. Ecco, adesso devo andare a prendere una cosa sul furgone. Alessà, vado a prendere una cosa sul furgone, aspettami qua, eh! Ok, va bene. Oh, ecco qua. Oh, Nico? Ma dove stai? Sto qui. Qua dentro? Sì, certo che sto qua. Da dove devo stare? Sono sempre stata qui. Cioè, fammi capire, stavi fuori, poi sei rientrata e ti sei anche cambiata un'altra volta la maglietta. Io mi sono cambiata. No, so, oggi tu ti stai comportando veramente in modo strano. Devo prendere questo. E prendi un po' quello che ti pare. Esci? Io rimango qui. No, allora chiudo, ok? Sì, 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 ciao, sono ancora arrabbiata, ciao. Strana forte, oggi è tanto strana, eh? Ma questo è strano forte. Scimmietti, secondo voi che succede qui? Ma quello è impazzito, secondo me è un po' ubriaco. Anzi no, voglio andarci a vedere qual... meglio. Anzi adesso esco, vado a capire che è successo. Sì sì, voglio capire che è successo. Esco. Ecco, e adesso andiamo a vedere che cosa è successo. Ma chi è quella? Una scimmia con la maglietta gialla? E chi è? Andiamo a vedere. Eccola! La mia gemella! Oh santo cielo, ma sei proprio carina, sei come me! E quindi tu saresti Isotta? Ma siamo uguali, tu sei la mia sorella! Io mi chiamo Lisa! E perché siamo divise se tu sei la mia sorella gemella? Sì, io e te siamo sorelle gemelle, solo che Nicola ha preso solo te. Che storia, scignetti, ho trovato la mia sorella. Adesso lo dobbiamo dire a Nicola? No, mi sa che è meglio di no, vero? No, che quello è strano, si comporta in modo strano. Ok, allora sarà il nostro segreto. Anzi, gli faremo un bel dispetto a Nicola, che quello è veramente, veramente cattivo. Anzi, gli faremo una sorpresa. Che sorpresa? Quello sarà un dispetto per lui. Anzi, siccome lui si comporta sempre in maniera un po' cattiva con me, che non mi voleva dare una sorella, ma me la sono trovata uguale, gli faremo qualche bello scherzetto. Sì. Però ci serve la complicità di Alessandro. Alessandro, vieni qui! Oh, ci vedo dopo, ma che è successo? Allora, Alessà, ti spiego. Questa qui si chiama Lisa e è la mia sorella gemella. Oddio, una sorella gemella? Sì, siamo uguali, vedi? Allora, d'ora in poi, carino, gli dobbiamo fare degli scherzetti a Nicola. Non glielo dire adesso, ok? Ok, non glielo dico. Lisa, piacere, io mi chiamo Alessandro. Piacere mio, Alessandro. Vogliamo diventare amici? Sì. E allora dobbiamo fare qualche scherzo a Nicola, perché mi sa che lui mi ha abbandonato. Come ti ha abbandonato? Sì, è cattivo. E allora andiamo. Io mi nascondo, non gli dire niente, mi raccomando. Ok, non gli dirò niente. Ok, andiamo, mi nascondo.
Oh, finalmente sei uscita dalla Tietro. Torniamo a casa, eh? Sì, Nico, so che lì ci sia. Perché adesso sta cosa? Prima eri arrabbiata. Alicia. No, perché... Perché Dio, perché ho trovato una banana. Sì, quello. Per terra. Sì, ma la roba per terra però non va bene che tu la prendi. Dico, era genuina, era dentro la busta. Sì, era dentro la busta impappinata con lo scotch. Ah, con lo scotch, vedo, anche con lo scotch. Vabbè. Comunque sta storia della sorella. No, non la voglio, la mia, non la voglio una sorella. Chi ce fai con una sorella con la maglietta gialla? Che c'entra la maglietta? Oh, mi sono dimenticato. Che? Niente. Non capito questa cosa della maglietta gialla. Ah, tra... Sì, me la sto cambiata, era la mia. Sì. Anche il fiore te lo sei rimesso, eh? Perché poi ti dava fastidio se... Che, Nico, c'è strano, corti però, eh? Vabbè, comunque il video è finito. Intanto dobbiamo dire ai nostri amici... Ma senti che casino queste macchine. Sì, è vero. Dobbiamo dire ai nostri amici, mi raccomando, iscrivetevi al canale se volete. Lasciate un mi piace. Ecco, esatto. No, uno, tanti. Ne possono lasciare uno, un però. Un milione. Ecco, una cosa importante. Su tutti i video. Su tutti, sì, devo andare su tutti i video, lasciare mi piace. Mi piace questa storia. Sì. Anche? Iscriversi, è vero. Anche iscriversi al canale. Sì. Allora, mi raccomando, allora, Nicola e da Nicola, ciao. Da Isotta, ciao. Alessandro, ciao. E anche da Lisa. Da chi? Niente. Non ti capisco. Comunque oggi ti comporti in modo strano, eh. Quindi beh, qua. Ciao. No, questo è un grande equivoco. E no, Nicola non ha abbandonato Lisa. Le cose non sono andate come dice lei, come pensa lei. Volete sapere come sono andate in realtà? Seguite i prossimi video perché avrete delle bellissime, stranissime, incredibili sorprese. Ciao da Chuck. Ecco. Allora, basta adesso chiudiamo il video. Alessà, tutto ok? Vi vedo strani comunque a tutte e due io. Che no, niente, tutto ok, tutto regolare. Vabbè. Oh, la canzone dobbiamo preparare. È vero, Nicola, canzone. Siamo rimasti un po' indietro con la canzone. Nico, andiamo a creare la canzone. Sì, ce la facciamo tutti e tre, eh? Io ci sto. Sì, anche Ionito. Anche io. Anche Alessandro. E anche Cesare. Sì. E anche Lisa. Chi? Niente, Nico. Non è la mia sorella. Ho capito che... Ah, Gesù, non glielo devo dire. Che? Niente, Nico. Oh, ma quanto sei cavolino. Torniamo un po' a casa. Torniamo a casa, va bene. Oh, mi raccomando. Ecco. Mettete la cinta però. Sì, che noia sta cinta. Mettetela bene la cinta. Ecco. Tu ce l'hai la cinta? Sì, Alessandro ce l'ha sempre la cinta. Ce l'ha sempre la cinta. Andiamo. Via. Vai. Ho lanciato questo incantesimo terribile per fare perdere voce a quella scimmia. Non parli. Non riesci più a parlare. Ma non capisco niente di quello. Mannaggia la miseria. Mi ci vuole un interprete, qualcuno. Neguzza de incantesimo. Hai capito? Anche lei ha detto che secondo lei è così. Dai, scrivi un messaggio a quell'amico mio. Sì, scriviamo un messaggio a un amico di Sotta che gli ha mandato un messaggio carino. Allora, vai, com'è? Detta. Ciao Mirko. Ciao Mirko. Mirko con la C o con la K? Ma con la N, no? Che si chiama circo? Circo nel senso che si può scrivere sia con la C o la K. Si scrive con la N, Nirco, non circo. Che sei tonto, Nico? Ma che sei tonto? Lui ci ascolta, ma è stufato però di comportarti così. Non è possibile che tutte le volte ti comporti così. Le altre scimmie non si comportano così. Le altre scimmie non parlano. Ma magari non parlassi tu. Ecco, Magari chi? Magari non parlassi, magari stessi zitta, non stai zitta un attimo. Ma Nico, sono arrabbiatissima. Non te parlo più veramente, sta zitto e non te parlo più. Ecco, e vai in camera. Oh, scimmietta, non è possibile, tutte le volte lei si comporta così. È diventata veramente maleducata. Adesso vai in camera e sta in punizione per qualche ora. Intanto iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace a questo video e mi raccomando guardatelo fino alla fine perché succederanno così. Qualche minuto dopo. Allora, bene, Isotta è da un po' che è in punizione, quindi adesso è ora di finirla. Vado là e vediamo se... l'è passata, se ha voglia di comportarsi meglio. Andiamo, Isotta! Eh? Sono sti versi.
Continui, continua a fare la sciocca. Allora, io so, guarda, io sono veramente stufo perché tu continui a fare a comportarti male, ma guarda che. Non ti capisco. Ecco, adesso perché ti ho detto vorrei che non parlassi più. Non parli. Non riesci più a parlare. No, scusa, com'è sta storia? No, a te, Isotta. No, com'è successa sta cosa? Ma non capisco niente di quello. Mannaggia la miseria. Mi ci vuole un interprete, qualcuno. Cesare, giusto, Cesare è una scimmia. Cesare! Nicola, Cesare non c'è! Carlo Alberto, spiegami un po'. Aspettami qua, eh. Carlo Alberto! Allora, Nicola, Cesare mi ha detto di dirti che se n'è andato in ritiro spirituale. Vabbè, ma io devo raggiungerlo, devo parlare assolutamente, devo capire che è successo Isotta. Come faccio? Io ho lasciato l'indirizzo solo in caso di grandi emergenze. Questa mi sembra una grande emergenza. Sì, allora, dove è andato? È andato sull'Eremo di Cale. Ma sta lontanissimo! Non voleva essere distrutto in nessun modo. Va bene, andiamo. Va bene. Carlo Alberto, tu aspetta qui. E niente, andiamo a vedere... Cosa si può fare? Buona fortuna! Grazie, grazie. Isotta! Forza, andiamo! Scimmietta, scimmietti, noi andiamo sull'Eremo di Pale a cercare Cesare per capire come si può risolvere questo problema enorme. Alla ricerca di Cesare. Ma dove è andato questo adesso? Per arrivare su sto posto, dove è andato? Il ritiro spirituale, anche quello, Sanna, il ritiro spirituale. Mi manca quasi quando mi parlavi. E mo di qua. Basta, almeno non mi sta a fare. Tanto non capisco niente. Ve lo dici, eh? Ma quanto manca? Ma che è? Ma eccolo! È quell'Eremo lassù! Guardate, lo vedete? È lassù che Cesare è andato in ritiro. E finalmente speriamo di riuscire a capire che come si può fare. E come ci arriviamo lassù? Sì, cammina. E tu non puoi camminare da sola, eh? No, andiamo, speriamo che almeno ci siano le scale, ascensori, scale mobili. Scusate, no. Andiamo. A funivia. No. Oddio. Mamma mia, che paura. Certo, se uno soffre un po' di vertigini qua, è dura, eh. No, io non soffro di vertigini. Oh, quasi te capisco qualche volta. Ecco, Eremo, bisogna andare su. Andiamo. La scala. Potremmo fare almeno una funivia, uno ski lift. C'hai ragione, andiamo, vai. Via. Sono già stanco. Lo so. Mamma mia, finiscono mai. Iscrivetevi al canale. Bella, eh? Tutta la Valle Umbra questa, è bella. Valle del Menotre, chiama. Andiamo. Ancora manca un po'. Ma guarda Cesare, dove è andato? Il ritiro spirituale. Guarda che roba. Sì. Oh, finalmente siamo arrivati. Ah, mi sto godendo sto alito di sole. Ah, così, mi fa una pennichella di qui. Ah, quando si sciala sull'Appennino umbro marchigiano. Ah, sì, mi fa proprio una pennichella. Ma chi è? Sento rumore. E qualche duro che vede, ecco? Ma chi è? Ah, eccolo, guarda, lascia quella scimmia. Oggi non si è vestito da semaforo. Oh, fammi chi via, che ogni volta che lo vedo quello mi porta notizie cattive. Fammi chi via, va.
Cesare! Cesare! Oh, ma chi è che scassa? Eccolo, eccolo, ecco, andiamo giù che se... aspettiamo, aspettiamo Cesare. Oh, eccolo. Oh, eccolo, ecco, vieni Cesare. Oh, ma che sei qua qui tu? Questa è una storia, mo te spiego. Com'è che mi siete venuti a disturbare durante il ritiro spirituale? Cesare, lo so, scusa, ma il problema è grave. Praticamente Isotta non parla più. Che è sta storia? So che è sta storia? Davvero? Giura? Hai capito? No, ho capito. Ha detto che praticamente a un certo punto ha sentito un'energia e questa energia l'ha portata a cardi della parola. Capito? E tu gli stai scassando, stai rompendo le scatole perché questo è un carro, non è colpa sua. E mo come facciamo? Che ne so, questo secondo me ne guzza di incantesimo. Hai capito? Anche lei ha detto che secondo lei è così. È vero? Eh sì. Adesso scusatemi, io devo tornare al ritiro spirituale mio, capito? Ciao ragazzi, ciao a tutti, o che raccomando iscrivetevi al canale. Vabbè. Ciao e non scassate più, capito? Ciao. Cesare! E io non ti posso fare niente. Il problema è serio. Dobbiamo trovare una soluzione. Troverò il modo di avere la mia vittoria su quella scimmia perfida. Ho lanciato questo incantesimo terribile per fare perdere voce a quella scimmia. Nicola e Isotta ritornano a casa. Eccoci a casa. Ecco sì, ecco. Carlo Albè? Oh, siete tornati! Allora, com'è andata? Cesare ha detto che secondo lui potrebbe essere addirittura un incantesimo. E possiamo provare a guardare su internet se si trova una soluzione. Scimmiette, scimmietti. Suggeriteci un rimedio, scrivetelo nei commenti. Eccolo! Come far tornare la voce a qualcuno che l'ha persa a causa di una stregoneria. Allora, per far tornare la voce a qualcuno che l'ha persa dopo una stregoneria serve o un grande shock... sì, ma come... vabbè. Oppure una pozione. La pozione, facciamo una pozione. Allora, come si fa la pozione? Allora, dunque, vediamo qua. Prendere un contenitore grande. Questo ce l'ho. Allora, servono tutte le banane che hai a disposizione. Sì, allora, c'ho qui una. Due. Guarda quante, ecco, ecco. Sì? No, no, ferma. Ecco. E alla fine... prendere le banane, metterci il pepe. Non si mette il cacca sulle banane, capito? Perché sono ste cose? Perché sono ste cose? Perché è possibile? Non si può mettere il cacca sulle banane, che te dici, ragazzi? Sto parlando. Sto parlando! Nicola, mi è tornata la voce. Oh, santo cielo. Nico, non croascia a mettere il pepe sulle banane, eh! Non ce lo metto più il pepe sulle banane, non c'è bisogno! Ecco, adesso dammi ne una. No, ecco, Isotta, per favore, sì, te ne do quante ne vuoi, ecco. Sì, tutte. Sì, va bene. Mamma mia, mi hai fatto prendere una paura. Ma com'è? Come ti sentivi? Nico, io normale, solo che non riuscivo a parlare. Guarda, questa è una stregoneria vera e propria, ma per fortuna... è andata bene così, mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciateci tanti like se siete contenti che finalmente riparlo. Rico, sei contento che ti posso parlare tutto il giorno, ore, magari un po'. Che? Un po' meno, se stai un po' zitta. Come? No, sto scherzando, Nico. Oh, meno male, a quella scimmia ci voleva proprio un grande shock. Toccale tutto, ma non le toccare le banane, che quella si infuria. Oh, meno male, le cose sono tornate come prima. Ma com'è successa questa stregoneria? Ancora non riesco a capirlo. Oh, mi raccomando, se volete scoprire come è successa, iscrivetevi a questo canale, lasciateci tanti like e commentate se volete sapere come è successo. Dannazione, quella scimmia ancora è riuscito ad avere meglio. Ma prima o poi avrò mia vittoria e io sarò il vincitore. Auf Wiedersehen. Oggi mi interroga, noi oggi a scuola non ci posso andare. No, vieni qua. Sì? Ma come, lo accompagnava io? Mamma.
stamattina bisogna svegliarsi così presto. Signetti, signetti, per voi è un trauma svegliarvi presto la mattina, per me sì. Che giorno è oggi? Oggi mi interroga, no, io oggi a scuola non ci posso andare, non ci vado, non ci vado, non ci vado. Iso, andiamo? No, ecco questo. Iso? Porca miseria, mi tocca andarci, mi tocca andarci, come faccio, come faccio, aiuto! Scimmette, buongiorno. Buongiorno a tutti da Isotta e da Nicola. Intanto abbiamo scoperto una cosa. Che abbiamo scoperto? Soltanto i più coraggiosi, quelli veramente gravi, riescono a cliccare like a questo video con il mignolo della mano sinistra in 5 secondi. Vai! 1, 2, 5, 5, 5. E 3, 4? Che? E fa... Vabbè, adesso... Andiamo a scuola. Che noia, andiamo. No, non lo scherzavo. No, scherzavo, è in grado di farlo questo. Hai ripreso tutto. Chi è? Così adesso andrai in prigione. No, dai, era un modo di dire. Che modo di dire? Ti dico un modo di dire. Andiamo. Oh, che noia. Non ci voglio andare, Nico. Ma perché mi ci porti tutti i giorni? Insomma, è stufato, basta, ci devi andare. Signetti, che tutti i giorni bisogna andare a scuola, io non c'ho voglia di andare a scuola tutti i giorni, un giorno sì, un giorno no, che ne so, ti potrebbe fare così, o che ne so, metti 3-4 domeniche a settimana. Non puoi cambiare domeniche, non si può. Allora, intanto iscrivetevi a questo canale, mi raccomando, c'è anche a voi che sono a noi andare a scuola. Anico, non c'è, gira. No. Gira, Iso, ferma! Porca miseria, ma poi sta al posto tuo! Rischiamo un incidente, Rischiamo un incidente? Questo tutti i giorni che corta a scuola. Ditemi voi se non è un abuso questo di potere. E adesso che ti sei fermato? Ti fai prendere la merenda, no? Ah, ecco, questa mi sembra una cosa buona e giusta. L'unica cosa positiva di andare a scuola è la merenda. Ah, vado. Signetti, anche a voi che piace solo l'ora di merenda? Anche l'ora di merenda mi piace tanto. Adesso vediamo che mi porta questo. Che merenda mi porta? Che quello è mezzo matto, che ne sai? Che può essere che mi porta cose strane. Oh! Ecco, Nico, che ne hai preso? Oh, così sei contenta, no? Almeno dai, una cosa. Andare a scuola felice, no? Vai a scuola felice. Come a scuola? Sì. Vado a scuola? Sì. Oh, Nico, perché mi devi dare sti dolori? Ma che dolori? Fatela finita, che dolori! A scuola ci devi andare, è importante, Iso. Poi tu, che sei ignorante... Oh, tanto, Nico, a scuola non imparano niente. Insegnano. Che è uguale! Vedi? Che vedo? Che non sa neanche parlare. Che ricordi sta storia? Nico. Adesso andiamo a essere a scuola. Ecco qua. Oh, ma tu guarda. C'è la miseria. Oh, fuori da scuola trova posto è sempre un disastro. Amico, il segno del destino. La zitta, che segno del destino? Aspetta, mannaggia, aspettiamo che. Amico, lasciami qui, vado già da sola. Vai, ah giusto, è vicinissimo. Nico, tranquillo. Sì, ma io non te vedo, quindi non riesco a vederti da qua, per cui mi raccomando. Oh, Nico, non ti chiedi di me. Vai. Ciao, fa la brava. Non è che mi fido poco, è che proprio non mi fido. Secondo voi faccio bene? Vabbè. Ma comunque ha girato per la scuola. Ok, via. Speriamo bene. Ok, Nicola è andato via. Via libera. Adesso io, che sono un genio, a scuola non ci vado. E vado con gli amici al bar. A proposito, dove sta il bar? Boh, non lo so, me lo trovo.
Signete e signetti, ciao a tutti, io non vado a scuola. E che sono matta quella mi interroga. No! Si è dimenticata la merenda! Mannaggia la miseria! La mangio io. Buona, la frutta, va bene. Oh, Isotta accompagnata a scuola. Io adesso finalmente sto sul divano, mi posso riposare un pochino. Oh, no. E chi è che rompe già adesso? Ancora non ho cominciato a lavorare. Numero sconosciuto, e chi è? Pronto? Isotta a scuola? Chi? Sì? Lo sa che Isotta non è a scuola? Ma come, l'ho accompagnata io? Sì, ma non è a scuola, non lo sapeva. Non è a scuola? Non lo sapeva? No. No, 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 ok, tutto, okay. Sì, tutto ok, sì, sì, lo sapevo che non veniva a scuola, okay, va bene, sì, grazie. Isotta non è andata a scuola, dove è andata adesso? Mannaggia, la dovevo aspettare, dovevo controllare che entrasse fino a dentro la classe, ma adesso la devo andare a cercare. Scimmiette e scimmietti, intanto iscrivetevi al canale e venite con me a cercare Isotta. Speriamo bene. Ma dove è andata? Mannaggia, ma dove è andata? Isotta! Ma guarda questa. Isotta! Scusi, ha visto per caso una bambina? Come io lo scrivo? Una scimmietta? Isotta! Ma dove è andata? Mannaggia la miseria, ste scimmie! Ma cos'è? Sì, ho capito, moglie! Ecco qua il telefono, mi suona. E che numero è? Pronto? Carabinieri? I carabinieri? Sì, lei è Nicola, sì. Isotta. Sì, so io. Proprio lei, Isotta, è qui con noi. Oh, santo cielo, ma che... Ha preso una banana, è rubata. No, va bene. Dovrebbe venire a caserma. La caserma, arrivo subito. La aspettiamo. Arrivo subito. Scimmiette e scimmietti, non ci crederete mai. Isotta ha fatto qualcosa che non doveva fare. Non è andata a scuola, come sappiamo. Non è entrata. E mi hanno chiamato adesso i carabinieri. Sembrerebbe che abbia rubato al frutta e verdura... delle banane, certo, non ha preso la merenda. Io adesso devo andare alla caserma dei carabinieri e sistemare tutto. Mamma mia, che paura che mi mette sto posto! Mi hanno perquisito, mi hanno aperto lo zainetto, ci hanno trovato una banana. E la banana io prima l'avevo presa in prestito e non l'ho rubata. Dopo la buccia gliel'avrei riportata a quel signore, porca miseria. Ma guarda, adesso dove sto, questi mi mettono in prigione, adesso arriva Nicola e quello si arrabbia. Mannaggia, ma che ho combinato, era meglio andare a scuola, mi sa, signetti e signetti, non fate mai queste cose, mi raccomando, io adesso ho una paura, mannaggia, adesso che ne succederà? Andrò in prigione, secondo voi, andrò in prigione, scrivetelo nei commenti, che paura. Ed eccoci qua. Ecco, parcheggio. Sono arrivato alla caserma dei carabinieri. Chiaramente, per motivi di sicurezza, non mi faranno riprendere all'interno della caserma. Vado a prendere Isotta e questa volta però mi sente, questa volta va in punizione. Tu mi devi dire adesso che ti salta in testa. Che ti salta in testa di fare queste cose, eh? Nico, non è colpa mia. No, di chi è sta colpa? È colpa tua che non andi sempre a scuola. E che tu non ci sei andato a scuola? Sì, lo so, Nico, ma è che non ho una causa. Non è vero che è appena buona? Sì, Nico, mi interroga. E che vuol dire? Me lo dici a me e che non andai a scuola uguale? Sì, però magari il giorno prima ripassavamo insieme, ti aiutavo di più a studiare meglio, no? È possibile, so. Che modi so? Che poi va in giro e non hai dato neanche la merenda. Non è che non ti ho dato la merenda, io te l'ho comprata, ci abbiamo anche le immagini. E te sei tu che non l'hai presa. Ecco, tra l'altro, una banana erano due. Una l'ho mangiata io. Una banana è ancora sul furgone. Unico, quanto la fai lunga. No, non è che la faccio lunga, tu adesso vai subito in punizione. Perché è andato bene che il frutto e verdura, l'ortolano non ha fatto la denuncia, ho pagato la banana che hai rubato. Oh, quanto è storica una bananina! Credo che c'è un diritto costituzionale una banana al giorno.
Non vuol dire niente. Adesso torni a casa e a casa vai in punizione. No, Nico. In punizione. No, Nico. In punizione. Nico, da che co... Isotta, questa volta non transigo. Signore e signetti, iscrivetevi a questo canale e supportatemi perché sarò in punizione. Sì. Per un giorno intero. No, una settimana. Due giorni. Una settimana. Tre giorni. No, una settimana. Vedi quanto è cattivo? E allora? Iscrivetevi al canale e se non l'avete ancora fatto mettete like a questo video. Ecco. Ciao a tutti dai sotto, poverina, in punizione. Era meglio rimanere in galera, mi sa. Penso proprio di no. No, che noia, Nico. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Sono veramente arrabbiato, sono arrabbiatissimo, arrabbiatissimo. Ma non è possibile, un'altra volta è sparita la Nutella. Io? La Nutella? Ma non ho presa la Nutella, papà. Ma neanche mi piace a me la Nutella, anche a te sei rintontito? Che scimmia ci trova. Il colonnello Alessandro. Che c'è? Non hai visto mai il poliziotto più basso? A posto, abbiamo finito, l'abbiamo arrestato. Sì, sono così contento. E chi era? No, ma dove? No, ma non è possibile. Un'altra volta è sparita la Nutella. Compro la Nutella tutti i giorni, sparisce sempre. Ma dov'è finito? Mannaggia la miseria. Eleonora, scusami, l'hai presa te la Nutella? No? Vabbè, ok, scusa. Alessandro! Io? La Nutella? Ma non l'ho presa la Nutella, papà. Isotta! Io, la Nutella! Ma neanche mi piace a me la Nutella, anche a te sei rintontito? In realtà non è vero che non mi piace la Nutella, mi piace tanto. Oddio, adesso ho bisogno di aiuto. Come farò? Bene, qui bisogna indagare. Scimmiette, secondo voi, chi ha rubato la Nutella? Scrivetelo nei commenti. E intanto mettete like e iscrivetevi a questo canale. Io vado ad indagare. Ma adesso che sta a fa? Qui scimmia ci cova. Ma adesso, per risolvere questo mistero, chiamerò la polizia. È l'unica soluzione quando ci sono questi problemi grandi. Chiamerò la polizia. Alessandro, ti aiuta, sono disperata, è un disastro. Perché in realtà la Nutella... Va bene, non ti preoccupare, ho un'idea. Sì, amico, tranquillo, l'ho già chiamata io. Benissimo, allora aspetteremo la polizia che ha chiamato Isotta. Scimmiette. Questo mistero lo devo finalmente risolvere, una volta per tutte. È arrivata la polizia, andiamo ad aprire. Lei sarebbe... Il colonnello Alessandro. Ma sei piccolo, sei un piccolo, ma... Che c'è? Non hai visto mai il poliziotto più basso? No, scusi, tenente, scusi. Adesso va di là, facciamo tutto noi della polizia, non ostacoli le indagini. Va bene, vado subito, per carità. Buon lavoro. C'è cascato. Oh, bravissimo Alessandro, bravissimo, il travestimento è perfetto, anche io ci sarei caduta. Adesso aspettiamo un attimino, poi facciamo finta di averlo preso, ok? Così io sarò salva. Allora, la polizia sta lavorando, stanno facendo le indagini. Il poliziotto mi sembra un po' strano, però io nel frattempo aspetto qua, sono chiuso in bagno, da mezz'ora che aspetto e speriamo che finalmente risolvano il mistero della Nutella scomparsa. A posto! Oh, bene, mi dica, com'è andata? Abbiamo finito, l'abbiamo arrestato! Sì, sono così contento! E chi era? Non glielo possiamo dire, c'è la privacy! Come c'è la privacy? Amico, c'è la privacy? Non ti sta a fare tante domande e fatti gli affari tuoi, no? Mannaggia questo è curioso forte, eh! A casa mia, cioè mi ha rubato la Nutella a me, la privacy... Va bene, noi abbiamo finito, arrivederci! Va bene, grazie, arrivederci! C'è la privacy, mi sembra molto strano. Anche il poliziotto era un po' strano. Vabbè, io sono veramente stanco da tutta questa storia. Scimmiette, mi raccomando, intanto mettete un mi piace e iscrivetevi a questo canale se vi piace il video, se vi piacciono i video che facciamo, così non vi perderete i prossimi. Io mi vado a riposare un pochino che sono veramente stanco.
Un po' di relax finalmente. No, l'acqua. Ho sete, ci metti. Vi capita mai di mettervi a sedere e vi siete dimenticati qualcosa? Dovete rialzare, che noia. Va bene, vado a prendere l'acqua. Andiamo. Ma Isotta! Lo sapevo che c'era sotto lo zampino tuo. Ma possibile? Insomma, come se fa male tutta sta sorella, no? Ma che? No, sono tutta roba naturale. Fatto sta che tu me l'hai rubata. Oh, che carolori rubata, oh. No, proprio me l'hai rubata. No, io soggiorno, io compro Nutella. Tutta sta Nutella, poi veramente ti fa male. No, Nico, è tutta roba. Alessia, è tutta naturale. Ma che vuol dire tutta naturale? È crutta. Ho capito che ci stanno le noci, però. Allora, no, guarda, leggi. Allora, vediamo. Leggi gli ingredienti. Ingredienti. Zucchero. Lo zucchero è fatto con la margaritola da zucchero, che è una verdura, quindi è verdura. È proprio verdura. Sta zitto, ne leggi. Vabbè, olio di palma è che? La canna è una verdura, no? Non è una verdura la palma, è che? È un crutto. È frutta. È frutta, vedi? Vabbè, però... È che? È frutta, va bene. Nocciole. Ecco, nocciole che so frutta secca. Se le mangi tutti voi. Ecco, quelle fanno bene. Quelle fanno bene, vabbè, però tutte tante... Latte. E il latte non ha mai ucciso nessuno, il latte. Poi cacao magro. Il cacao che è? Il cacao si estrae da la pianta del... Ecco, pianta, vegetale, anche quello che viene. Possibile. Poi ci sta emulsionante, lecitine, che è? Soia. Ah, soia che è? La soia è un legume. Ecco, quindi un legume e quindi che viene. Ma non è che tutto è... Vedi, tutto mischiato così, Nico, questa me la posso mangiare. Ma il dottore ti ha detto che non devi esagerare. Oh, che sarà un grattolino al giorno. Ma come barattolo? No. Signetti e signetti, che piace la Nutella, scrivetelo nei commenti. Va bene. E iscrivetevi al canale se anche a voi che piace la Nutella come a me. Sì, ma adesso Isotta tu ne stai mangiando veramente troppa. A proposito, adesso che ti vedo... Noto, sai che somiglia a un poliziotto tu? Un poliziotto che è venuto... Ma che sei tonto? Cioè? Ma questo ancora non ha capito, Alessandro. Perché No, te lo spieghiamo dopo, l'avete capito voi? No, che è? Cioè, dicevo, assomiglia a un poliziotto che è venuto... Nico, non c'è zitto, non canna figurato, levati. Iscrivetevi al canale. Ciao da Isotta. Ciao da Nicola. Ciao da Alessandro. Guarda, ma questo li guarda polizia. Hai visto la protezione civile, l'esercito? Si è mai vista tutta sta polizia? Ma che è successo? Cose strane. Sì. Ecco, Nico, qui non c'è polizia, fermate qui. Perché? Sì, da challenge! Vai! È praticamente impossibile mettere like a questo video in 3 secondi dal mio via con il ghignolo della mano sinistra. Questa, ecco, ok. È preciso, non sto guidando, adesso sono fermo, ecco. Dai, vai. 1, 2, 3, 4. Non ce l'hai fatta, vedi? Vabbè, magari io no, ma voi ce l'avete fatta? Fatecelo lo sapere. Magari neanche in 5, magari neanche adesso, dai. Ok. Iscrivetevi al canale, Importante. Commentate. Dico, io devo uscire. Tu vai. Dico, torno subito, ok? Che solo tu devi fermarti a fare la ghigli e fare le cose, Mannaggia che mancanza di rispetto. Dove vai? Ma guarda questo. Io non capisco adesso dove può essere andata. È tutt'oggi che si comporta in modo strano. Ma facciamo un passo indietro. Guardiamo un po' le cose che sono successe nel mondo, va, che mi interessa. Questa mattina un leone è fuggito dal circo di Ladispoli. Questo magnifico ma potenzialmente pericoloso animale è attualmente in libertà. Le autorità locali stanno lavorando senza sosta per localizzare e catturare in sicurezza il leone. Esperti qualificati sono sul campo, usando le migliori tecniche per garantire un esito positivo. In giro adesso, per la vostra sicurezza vi chiediamo di rimanere nelle vostre case poverino, fino a nuovo avviso. È essenziale evitare qualsiasi possibile incontro con il leone. Mantenere la calma e seguire le indicazioni della Nico! La cooperazione dei cittadini è fondamentale in questi momenti critici. E che c'è ancora qui? Non fa ancora qui niente, mi sono messo un po' di là a riposarmi un pochino.
Come ricorciate un cochino? C'è lo spettacolo oggi! Che c'è? No, oggi no, oggi non lavoriamo. Nico, c'è lo spettacolo oggi! Ma che dici? Sì, tocca andare a Dispoli! Ma... sì, Nico, oggi pomeriggio! Stasera alle 7, alle 8, alle 5, ne so. Andiamo, corri! Ma sei sicura? Sì, Nico, alla Dispoli! Io mi ero completamente, cioè, non proprio... sì, con sto cervello che c'hai, Nico! Dai, Nico, io mi vado a cambiare, cregarate anche te, e cregare tutto quando qua lo spettacolo. Corri, 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 Nico! Che? Niente, 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 andiamo, andiamo, andiamo! Vabbè, vabbè... guarda, c'ho la testa, io mi dimentico tutto. Fortuna Isotta che si ricorda le cose, andiamo alla Dispoli, mi vado a preparare. Sono un genio! Avete capito che ho fatto? Praticamente io ho detto che dovevo andare a fare lo spettacolo alla Dispoli, no? Così voi vedete sto leone e se ci riesco lo salvo, ecco. Oh, mi raccomando, intanto iscrivetevi al canale, se vi piace quello che facciamo e guardate tutti i nostri video. Io adesso mi vado a cambiare, metto la maglietta, quella che ci faccio lo spettacolo, e ne metto anche il fiore, così pensa che davvero sono pronta per fare lo spettacolo. Andiamo un po' alla radio, va. No, Nico. Perché? C'ho un mal di testa. Vabbè, ma anche per sentire quello che succede. Non ce ne senti niente! Non vedo l'ora di arrivare, ma quanto ci vuole arrivare alla disco lì, qualche miseria, io conosco sto cosa. Questo è di? Niente, Nico, niente. Metti bene sta cintura. E adesso che ti fermi? È un attimo qua in autogrill che devo andare a fare pipì. Ah, capito. Io ti aspetto in macchina. Vabbè, aspettami qua allora. Io sto spettacolo proprio non me lo ricordavo, proprio da essere sincero, minimamente, proprio completamente dimenticato. Fortuna Isotta che qualche volta, vedi, mi aiuta veramente. Scignette, scignette, io sto leone lo voglio portare in salvo. Adesso quello è sceso, è andato a fare la pipì, ma chissà che gli faranno al circo. A me poi sta storia dei circhi che devono averci per forza gli animali, mica mi piace. Ma lo facessero le persone i numeri, non ho capito perché devono costringere gli animali a fare i numeri. Io anche Nicola comunque un po' mi sfrutta a me, che dite? Secondo voi mi sfrutta? Scrivetelo nei commenti. Aspettiamo, dormo. Ma guarda questa, si è addormentata. Aiso, andiamo, dai. Oh, ma a che ora è? A che ora bisogna stare lì? 5, 6, 8, 9, che ne so. Vabbè, speriamo bene, andiamo, va. Ma tu guarda alla Dispoli quanta polizia. Hai visto la protezione civile, l'esercito? Se mai vista tutta sta polizia, ma che è successo? Chissà che cerca qui, ti dico. Cose strane. Sì. Ecco, Nico, qui non c'è polizia, fermate qui. Perché? Ti ho detto fermate. Nico, io devo uscire. Dove vai? Nico, torno subito, ok? Che solo tu devi fermarti a fare la ghigli e fare le cose, eh? Mannaggia che mancanza di rispetto. Ma Iso, dove vai? Iso, guarda questo. Vabbè, aspettiamo un attimo. Ho capito, andata. Scimmietta, questa è strana, eh? Intanto, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Portello dietro, se sta... ah no, è sotto. Ecco, vieni dai. Ecco, mio amico, io ci ho fatto subito. E mica tanto. Ecco, adesso amico, andiamo via, andiamo, dai, vai. Calma, eh. No, che calma, dai. Mettete la cinta. Questa cinta che noia. Andiamo. Dai, tranquillo, amico, tranquillo, vai. Vai, Nico. Che hai fatto? Sei strano. Sta zitto. Ecco qua, c'è un posto di blocco proprio qua. Fermiamoci. Buongiorno. Buongiorno a voi. Tutto ok? Sì. Siete tranquilli, no? Lei sapete che è successo? Ma vuole i documenti? No, che documenti? Ah, no? Ma o sapete che è successo in giro, no? O sapete, no? Sì, sappiamo tutto, gente, ah, tranquillo. Beh. L'importante è che lo sapete. Sì, tutto tranquillo, tutto siamo tranquillo. Attentissimi. E state attenti, mi raccomando, siamo... Siamo attentissimi, agente, grazie. Ok, arrivederci. Ciao, arrivederci. Arrivederci. No, non si dice ciao, là. Arrivederci. Adesso... Adesso dai, Nico, andiamo a casa. Sì, ma come andiamo a casa? Bisogna andare a fare lo spettacolo. Nico, ti devo dire la verità, mi sono sbagliata. Te sei sbagliata? Non era oggi.
Cioè, non era rosso, non era concernato. Ma che? Lo spettacolo. Cioè, tu mi hai fatto arrivare fino a... Che sarà mai, Nico? Ma come che sarà mai? La benzina, il tempo. E quanto sei tirchio. Però è strana sta storia, so, scusa. Oh, che noia, Nico. E guida, sta attento. T'ha detto la gente, sta attento. Ma che sarà mai tutta sta polizia? Che roba, una cosa incredibile. Che ne so, dice che è scappato un criminale, ne ha Nico. Cose grosse, che ti frega, Nico. Tu torna a casa, torniamo a casa. È possibile che per una volta che io pensavo che avessi fatto bene... Che? Non se sarete solo te quello che hai fatto, sta anche te. Missione compiuta. L'ho messo dietro il cassone. Adesso torno a casa con te. Questo è di? Niente, Nico. Ah. Nico? Che c'è? Nico? Che c'è? Quanto manca? Siamo quasi arrivati, manca pochissimo. Oh, Nico, corri, schermate. Che c'è? Nico, mi scappa la Kiki. Siamo arrivati, guarda, ecco, giro l'angolo. Ecco. Oh, ecco qua. Ecco, Nico, io esco, Nico. Oh, Nico, non scaricare il furgone, eh. Te canso io. Vabbè, Isotta. Nico, mi scappa. Isotta, guarda. Fammi scaricare il furgone, va, dopo tutto sto tempo perso, mannaggia la miseria. Ci mancava questa, cimiette, scusate, intanto iscrivetevi al canale se volete vedere altri nostri video. Io nel frattempo apro il furgone.